Vai. Questo corso ha come tema l'installazione e quindi il caricamento del firmware su Arduino, sulla scheda che utilizziamo per comandare la stampante. Arduino o MakerBase sono le due schede, sempre con lo stesso processore, su cui andiamo a caricare il programma, ovvero il firmware, che fa andare la stampante 3D. Con questo programma potremo caricare i firmware all'interno delle nostre stampanti 3D, all'interno del loro cervello, all'interno della loro scheda Arduino o MakerBase. Utilizziamo 1.8.2 perché questo firmware può essere caricato attraverso questo programma specifico. Andiamo a installare Arduino. Il firmware che carichiamo è quello della TH3D, scaricabile gratuitamente dal loro sito. Andate nella descrizione del video, cliccate sopra il link firmware stampante 3D, scaricatelo. Poi, una volta che il firmware viene scaricato, lo decomprimiamo, cioè lo estraiamo all'interno della nostra cartella. Vado all'interno della cartella, vado dentro la cartella firmware, copio l'unica cartella che trovo, e la sposto all'interno di documenti, Arduino, e lo copio all'interno di Arduino. La cartella delle librerie la vedremo fra poco. Vado a cercare un file.ino all'interno del firmware, faccio doppio clic e automaticamente Arduino lo apre. Andiamo nella scheda Configuration H, facciamo Ctrl F sulla tastiera, ricerchiamo una parola CR10S // Define CR10 e i vari modelli di CR10. Se eliminiamo le due barre davanti, il comando entra in azione. Rimettendo due slash diventa un commento e quindi non è più un comando. A questo punto attiviamo un comando e molte cose che ci sono all'interno del nostro firmware. Attiviamo le funzioni relative alla CR che scegliamo. Stiamo di fatto sbloccando qualcosa. Andando giù ci sono molte configurazioni possibili, ma le vedremo in un altro video. Una volta fatto questo, noi abbiamo scelto il firmware per la nostra stampante. Andiamo ora a disattivare i sensori di filamento che non funzionano mai molto bene nelle stampanti open. Fatto questo, andiamo a verificare il codice e clicchiamo o sulla freccia o sull'avvio. Ora noi non possiamo caricarlo perché non ho collegata la scheda. Vedete subito che mi rileva un errore, qua c'è un errore di selezione, vediamo come non abbiamo selezionato la scheda giusta. Scheda Arduino 2560, la porta tenetela sempre controllata, ma in automatico ve la seleziona. Se comunque sbagli la porta ti dà errore. Facciamo ancora carica, sta compilando lo sketch, errore di compilazione. Di conseguenza manca un documento all'interno della cartella Arduino. Manca la libreria. Andiamo a scaricare quindi la libreria, scaricabile gratuitamente dal sito di Arduino. Trovate il link sotto nella descrizione. La copio
all'interno della cartella Arduino e all'interno di libreria. Questa è la cartella dedicata alle librerie. Quindi Arduino va a pescare direttamente all'interno della cartella librerie quel file lì, quell'insieme di file. La libreria serve per riuscire a comunicare con il monitor, il controllo dei display. Ok, operazione completata. Vai.